Da ormai 20 anni stiamo assistendo al progressivo crollo dell'architettura di controllo degli armamenti che costringe, o a questo punto costringeva, gli arsenali di Stati Uniti e Russia. Un processo che ha ricevuto ulteriore spinta durante il mandato di Donald Trump, il quale decise di recedere dai trattati INF e Open Skies e così pure le sorti del cosiddetto trattato Nuovo START, il trattato sulla riduzione degli armamenti strategici, furono messe a repentaglio. L'amministrazione Biden ha poi deciso di rinnovare, di comune accordo con la Russia, temporaneamente nuovo START, al contempo lanciando un negoziato bilaterale per aggiornare il trattato stesso e renderlo più adeguato al contesto contemporaneo. Questa decisione però non deve essere presa come un sintomo di ritrovata stabilità. Tanto più che Biden ha confermato la bontà della scelta di Trump di recedere da Open Skies. Il fatto è che queste scelte in materia di controllo degli armamenti non sono un risultato delle personalità o colore politico dei presidenti statunitensi, ma affondano le proprie radici nel lungo periodo e in fratture di tipo strutturale tra Stati Uniti e Russia. Fratture di tipo ideologico, strategico, percettivo, le quali nel tempo hanno portato a un azzeramento della fiducia tra i due attori e al contempo a un aumento di provocazioni e incomprensioni. Valutate in questo contesto, le scelte di Trump non sono del tutto eccentriche, e allo stesso modo questo contesto fa sì che possiamo aspettarci per Biden particolari difficoltà nel negoziare il nuovo accordo successore di START con la Russia. Un trattato successore che dal punto di vista pratico dovrà sciogliere due nodi. Primo, quali vettori missilistici, testate, domini considerare e dunque limitare. E secondo, in che misura sia adeguato o possibile tout court condurre al tavolo dei negoziati altri attori, tra cui la Cina. Entrambe sono questioni spinose non soltanto in se stesse, ma anche e soprattutto perché Washington e Mosca, le affrontano in modo molto diverso.